Il collegio si è riservato la decisione, è finita così l'udienza che era stata messa in calendario per decidere sullo stato di insolvenza della FIMER. La proprietà aveva chiesto ancora tempo. Ad oggi noi abbiamo due letter of intent. Dunque sono passati 8 giorni lavorativi dal momento in cui il signor giudice ci ha rinviato. Ecco, ci siamo fatti parte attivissima e abbiamo trovato 5 investitori, da cui ne abbiamo già selezionati solamente 2, e questi, con questi sono fondi importanti, e con questi riusciremo, abbiamo già un accordo per cui riusciremo ad arrivare ad un contratto binding alla fine del mese. Al termine dell'udienza, a cui hanno partecipato in delegazione anche i lavoratori, gli animi si sono accesi e i rappresentanti del CDA sono stati fortemente contestati. I sindacati, all'udienza ha partecipato il segretario provinciale della CGIL Alessandro Tracchi, sono invece favorevoli all'amministrazione straordinaria. Se si vuole bene ai lavoratori, se si vuole bene alla collettività e si pensa che questa sia un'azienda strategica anche per interesse nazionale, visto il tipo di prodotto che viene appunto prodotto, sviluppato, ricercato, commercializzato e venduto dentro a questo stabilimento, c'è solo una cosa da fare: metterla in mano a chi la può governare e chi la può portare a riconquistarsi il futuro che si merita. Quindi l'azienda propone di avere ulteriore tempo perché ci sono nuovi investitori e nuove possibilità. Abbiamo capito che invece i legali delle varie parti che hanno prodotto istanza chiedono invece che si investa positivamente in un fattore tempo e che quindi si possa andare nella direzione dell'amministrazione straordinaria. Ecco, io credo che l'amministrazione straordinaria possa essere la soluzione se si vuole bene a questa azienda, ai lavoratori che la compongono, ai know-how che c'è, e se si voglia veramente tracciare un futuro che è a portata di mano, ma che questa proprietà invece ha vanificato in 2 anni.